Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 3, capitoli 18, 19, 21 e 22 dicembre 1899. Dopo lungo silenzio, questa mattina l'amabile mio Gesù, interrompendolo, mi ha detto: "Io sono il ricettacolo delle anime pure." Ed io in queste due parole ebbi luce intellettuale che mi faceva comprendere molte cose sulla purità. Ma poco o niente so ridurre a parole di ciò che sento nell'intelletto. Ma l'onorevolissima signora Obbedienza vuole che scriva qualche cosa anche spropositando, e per contentare lei sola dico i miei spropositi sulla purità. Mi pareva che la purità fosse la gemma più nobile che l'anima può possedere. L'anima che possiede la purità è investita di candida luce, in modo che il Dio benedetto, rimirandola, ritrova la sua stessa immagine e si sente tirato ad amarla, tanto che giunge ad innamorarsi di lei. Ed è preso da tanto amore che le dà per ricetto il suo purissimo cuore, perché solo ciò che è puro e mondissimo entra in Dio.
Niente entra macchiato in quel seno purissimo. L'anima che possiede la purità ritiene in sé il suo primiero splendore che Dio le ha dato nel crearla. Niente è in lei deturpato, snobilitato, ma come regina che aspira alle nozze del re celeste si conserva la sua nobiltà, fino a tanto che questo nobile fiore viene trapiantato nei giardini celesti. Oh, come questo fiore virginale è fragrante di distinto odore. Sempre si innalza sopra tutti gli altri fiori ed anche sopra gli stessi angeli, come spicca di svariata bellezza, sicché tutti sono presi da stima e d'amore e libero gli danno il passo fino a farlo giungere allo sposo divino, in modo che il primo posto intorno al nostro Signore è di questi nobili fiori. Onde nostro Signore si diletta grandemente di passeggiare in mezzo a questi gigli che profumano la terra e il cielo, e molto più si compiace di essere circondato da questi gigli, che essendone egli il primo nobile giglio ed il modello e l'esemplare di tutti gli altri. Oh, com'è bello vedere un'anima vergine! Il suo cuore non dà altro che di purità e di candore, non è neppure ombrata ad altro amore che non è Dio. Anche il suo corpo spira odore di purità, tutto è puro in lei, pura nei passi, pura nell'operare, nel parlare, nel guardare, anche nel muoversi. Sicché al solo vederla si sente la fragranza e vi si scorge un'anima vergine davvero. Quali carismi, quali grazie, quale l'amore scambievole, gli stratagemmi amorosi tra quest'anima e lo sposo Gesù. Solo chi li prova può dire qualche cosa che neppure tutto si può narrare. Ed io non mi sento di dover parlare su questo punto, perciò faccio silenzio e passo innanzi. Questa mattina il mio adorabile Gesù non veniva, dopo molto aspettare e riaspettare, quando appena quasi come un lampo che sfugge parecchie volte si è fatto vedere, ma mi pareva vedere piuttosto una luce che Gesù, ed in questa luce una voce che diceva la prima volta che è venuta: io ti attiro ad amarmi in tre modi, a forza di benefici, a forza di simpatie, e a forza di persuasioni. Chi può dire quante cose comprendevo in queste tre parole? Mi pareva che Gesù benedetto per attirarsi il mio amore ed anche quello delle altre creature fa piovere benefici a favore nostro. E vedendo che questa pioggia benefica non giunge al punto di guadagnarsi il nostro amore, giunge a rendersi simpatico. E qual è questa simpatia? Sono le sue pene, sofferte per amore nostro fino a morire diluviante sangue sopra una croce, dove si rese tanto simpatico che innamorò di sé i suoi stessi carnefici e i suoi più fieri nemici. Di più, per attirarci maggiormente e rendere più forte e stabile il nostro amore, ci ha lasciato alla luce dei suoi santissimi esempi, uniti alla sua celeste dottrina, che come luce ci diradano le tenebre di questa vita e ci conducono all'eterna salvezza. La seconda volta che è venuto mi ha detto: io mi manifesto all'anima in tre modi, con la potenza, con la notizia e con l'amore. La potenza è il Padre, la notizia è il Verbo, l'amore è lo Spirito Santo. Oh, quante altre cose comprendevo, ma troppo scarso è quello che so manifestare. Mi pareva che con la potenza Dio si manifesta all'anima in tutto il creato, dal primo all'ultimo essere viene manifestata l'onnipotenza di Dio. Il cielo, le stelle, tutti gli altri esseri ci parlano, sebbene in muto linguaggio, di un ente supremo, di un essere increato, della sua onnipotenza, perché l'uomo più scienziato, con tutta la sua scienza, non può giungere a creare il più vile moscerino. E questo ci dice che ci deve essere un essere increato, potentissimo, che ha tutto creato e dà vita e sussistenza a tutti gli esseri. Oh, come tutto l'universo ha chiare note ed ha caratteri incancellabili, ci parla di Dio e della sua onnipotenza, sicché chi non lo vede è cieco e cieco volontario. Con la notizia mi pareva che Gesù benedetto, nello scendere dal cielo, venisse in persona sulla terra a darci notizia di ciò che a noi è invisibile. Ed in quanti modi non si manifestò egli, credo che ognuno da sé comprenda il resto. Perciò non mi dilungo a dire. Allora, sono due capitoli distinti, un po' complessi, che speriamo di riuscire a meditare bene entrambi, altrimenti ecco, dovremo, come dice Luisa, mettere punto a un certo punto e poi proseguire in un altro momento.
Il primo capitolo parla evidentemente della purezza. E il secondo, molto bello, dei modi con cui Dio attira a sé l'anima e si manifesta all'anima. La purezza. Allora, qui evidentemente Gesù, con questa frase lapidaria, apodittica, io sono il ricettacolo delle anime pure, introduce il tema chiaramente della purezza perfetta. La purezza perfetta, secondo i maestri di spirito, è quella integrale e somma, cioè verginità del corpo, in senso stretto, cioè un corpo che non abbia conosciuto congiunzione carnale in senso stretto con un altro corpo, la cosiddetta fornicazione, e però c'è la verginità assoluta che comporta il non aver mai peccato mortalmente in nessuna forma contro questa virtù. E al tempo stesso la purezza del pensiero, del cuore, dell'anima, lo spiega più avanti, no? Pura nel parlare, pura nel guardare, pura nei passi, pura nel muoversi, eccetera. Questo è il grado sommo della purezza, presumibilmente, da quello che si capisce qui, Luisa ha avuto la grazia di poter vivere a questo grado sommo. Che io conosca con certezza, un altro era il santo curato d'Ars, ma ce ne sono tanti di santi che sono stati preservati in via assoluta. Poi c'è il grado secondo, ecco, che è quella dell'anima che conserva la verginità, ma non fa percorso netto al 100% e può ancora sostanzialmente chiamarsi un'anima pura, perché qui, e qui dobbiamo fare sempre molta attenzione anche non soltanto alla nostra vita, ecco, ma anche nelle cose che insegniamo ai nostri ragazzi, perché oggi è difficilissimo fare percorsi netti in maniera assoluta, cioè in mezzo a questo mare di fango in cui stiamo, non lo so, cioè veramente se con tutti quei bombardamenti media, internet, televisioni, io spero che la Divina Volontà sappia trovare forme e modi per preservare in maniera assoluta qualche anima, però è veramente difficile, specialmente dalle nostre parti. Ecco, però bisogna comunque insegnare e raccomandare, ecco, ai ragazzi che c'è un limite che non va superato, ecco, perché poi quel limite non va superato, ecco, non va superato, ecco. Sempre si innalza soprattutto perché si perde la fragranza virginale, quindi l'odore di questo distinto fiore. La terza cosa è attenzione, la terza cosa è la purezza o ritrovata oppure comunque santamente vissuta. Che significa? Significa la purezza santamente vissuta è di chi arriva integro al sacramento del matrimonio e poi vive la relazione coniugale come Dio comanda, ecco, quindi in maniera casta anche all'interno del matrimonio, e poi c'è la purezza ritrovata di chi ha perso la purezza del corpo ad uno o a tutti i livelli, come Maria Maddalena, e poi con la conversione, con la penitenza, ecco, recupera lo splendore e il candore dell'anima e la purezza del corpo, rinnegando quello che ha fatto nel passato e mettendo punto definitivo sui peccati impuri. Questo va sempre detto, questo non preclude, l'aver perso la purezza del corpo non preclude a priori assolutamente la possibilità anche di giungere ad alti gradi di unione con Dio, come dimostra l'esempio di Maria Maddalena e come dimostra l'esempio, per esempio, di una grande beata mistica italiana, che era Beata Angela da Foligno. Ecco. Quindi
Quindi, tuttavia, ecco, quando un'anima ha ancora la purezza, ecco, faccia il possibile, tutto il possibile, per mantenerla integra a tutti i livelli. È chiaro che la purezza del corpo, che Dio gradisce in maniera sublime, non è quella, mi si perdoni il termine, insomma, no, forzata di chi è rimasto puro perché non ha avuto occasioni. Cerchiamo di capire, no? Quindi, questa è una purezza che non vale quasi niente nei confronti di nostro Signore, no? Perché è la purezza forzata di chi, se avesse potuto, avrebbe peccato, ma non ha peccato perché non ha avuto l'occasione, no? Ci sono delle situazioni, non poche, anche queste, da un punto di vista di esperienza umana. Ecco, la purezza, diciamo, perfetta è quella donata dal Signore, custodita dall'anima, gelosamente, insomma, mantenuta e vissuta come offerta anche fatta al Signore e come imitazione della purezza virginale del Giglio Gesù e del Giglio Maria Santissima, no? Sappiamo che i Gigli sono usati per simboleggiare sia la Madonna sia per esempio il suo sposo San Giuseppe, che sono il fiore che indica la purezza. Ecco. Certamente non c'è nessun tipo di possibilità di una minima relazione, come dire, intima, anche ordinaria, con Dio se con questo peccato non ci si è messo punto e basta. Quindi non c'è niente, insomma, che porta tanto lontano da Dio quanto il peccato di impurità. Quindi io dico sempre, non esiste neanche cammino di santificazione autentica se non si chiude, ma proprio chiude, d'accordo? Seppellire ogni cosa che attiene a questa materia. Poi, dove si arriverà, ecco, nella purezza ritrovata, lo decide nostro Signore, insomma, no? Non dipende da noi. Ma chi può custodire la perla della verginità, badi bene di farlo e di non cadere nelle varie trappole, insomma, con cui il diavolo cerca di attaccare questa cosa. Ecco, perché l'esperienza, anche la mia esperienza sacerdotale, insegna che quando c'è stato il superamento del limite del sigillo, anche della verginità, diciamo, sostanziale del corpo, cambia qualcosa. Ecco, questo è in dubbio, questo qui. Non bisogna disperarsi, ma cambia qualcosa. Ecco. Ed è meglio che questo qualcosa non cambi, se possibile. Ecco. Se è cambiato, niente disperazioni. Bisogna lavorare perché sia tutto quanto sepolto e coltivare in maniera esemplare sempre questa aurea virtù. Faccia attenzione perché anche chi è sposato deve essere puro, ecco, questo non bisogna dimenticarselo mai, e non macchiare di impurità il talamo nuziale. Questa è una meditazione, quindi non è una catechesi, ecco, però chi vuole approfondire può farlo tranquillamente ed è bene che lo faccia. Ecco, perché anche chi vive la relazione sponsale può e deve cercare una grande unione con Dio, a condizione che dentro il suo matrimonio, pur avendo l'esercizio lecito della sessualità, non violi le norme della castità coniugale e della purezza anche coniugale. Andiamo al secondo capitolo. E cominciamo dai modi con cui Dio attrae a sé le anime, che sono anche il modello con cui noi dovremmo attrarre le persone, cioè l'esemplarità di Gesù e di Maria su questo dovrebbe essere sempre tenuta presente da noi e dai nostri comportamenti. Perché certamente il Vangelo per certi aspetti della verità si difende da sola, quindi non ha bisogno di qualcuno per splendere in tutta la sua chiarezza. Certamente però se è portato, rappresentato e presentato, ecco, da vasi degni e credibili è un'altra cosa. Allora, cosa fa Gesù con noi? Anzitutto ci ricolma di benefici, quindi beneficare vuol dire fare del bene. Il fare del bene deve essere la nostra legge unica e suprema. Fare del bene a tutti, chi se lo merita e chi non se lo merita.
chi è buono e chi è cattivo, chi ci ha fatto del bene e chi ci ha fatto del male. Non fa niente. La legge di un figlio di Gesù, Gesù fa soltanto, Dio fa soltanto il bene, il male non lo fa. D'accordo? Sappiamo che la definizione dell'onnipotenza di Dio dal catechismo è Dio può fare ogni cosa tranne il male, perché il male non lo fa, perché dal male non può mai in nessun modo venire nulla di buono, quindi il male non si fa. Fare il male non è manifestazione di potenza, ma è manifestazione di stupidità, e quindi Dio questo non lo fa. Ed è manifestazione di suprema, insomma, imperfezione. Essendo Dio l'essere perfettissimo, il male non sa neanche che cosa sia. Cioè sa che cosa sia, ovviamente, con la sua intelligenza, ma non lo fa. Quindi noi facciamo il bene e benefichiamo il prossimo, sempre, dovunque e comunque. Questa è la prima regola. Secondo, questo è molto interessante, Gesù si rende simpatico, non antipatico. E qui Luisa, perché qui Gesù, interessanti questi capitoli, Gesù para una frase, diciamo così, una sentenza, e Luisa fa l'omelia, la spiega. Interessante. Ci fa anche comprendere, come dire, con un'anima così semplice, però illuminata, ecco, dallo Spirito Santo, era in grado di penetrare la profondità delle parole di Gesù, no? Si è reso simpatico in che senso? Ecco, non rendersi simpatici non vuol dire fare quelli che si chiamano i piacioni, quindi lo splendido, il disinvolto, insomma, quello che fa contenti tutti e che piace per forza a tutti. No, ecco, ma della simpatia santa, cioè sympatos in greco significa soffro insieme. Quindi il fatto che si è reso simpatico è molto giusto, proprio etimologicamente, dire guarda che ha sofferto in croce fino a versare fino all'ultima goccia di sangue per te, semplicemente offrendotelo, d'accordo? Offrendotelo e neanche obbligandoti a ricevere, ad accoglierlo, senza che tu glielo avessi chiesto, e quindi sobbarcandosi, caricandosi di pene non sue ma tue, senza che tu glielo chiedessi, senza che tu fossi obbligato ad accoglierlo, senza pretendere nemmeno che tu gli dica grazie. Semplicemente c'è questa cosa. Quindi rendersi simpatici in questo modo, capite che è molto, molto impegnativo, no? Quindi essere capaci anche di farsi carico delle sofferenze altrui, no? San Paolo dice: portate i pesi gli uni degli altri. Così adempirete la legge di Cristo. Chi è simpatico, ecco, sopporta con amore, ecco, i difetti d'altrui, non li fa pesare, non li fa notare, e preferisce soffrire lui, ecco, sopportando i difetti altrui, che far soffrire il prossimo, rinfacciandoglieli o sbattendoglieli in faccia o ricambiandoli con pan per focaccia, come si dice nel parlare comune. Infine, a forza di persuasione, ecco, anche noi quando testimoniamo il Vangelo, la verità non si impone, non si grida. Ricordiamo il profeta Isaia, non griderà né alzerà il tono, capitolo 11, quando parla della profezia del germoglio che spunta dal tronco di Jesse. Non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà la canna incrinata, non smorzerà lo stoppino della fiamma smorta. Questo era lo stile di Gesù, questo deve essere il nostro stile, no? Quindi la verità non si impone, la verità si propone perché possa persuadere le persone. Anche San Paolo, quando esorta ad evangelizzare, dice tutto questo sia fatto con dolcezza e con rispetto. Perché la persona deve aderire alla verità, eh? Essendo convinta che quella è la verità, e siccome la verità ha una forza intrinseca di persuasione perché si fonda sul vero, se la persona è aperta ad accoglierla, quella verità presto o tardi penetrerà in lei. Noi dobbiamo soltanto presentarla in modo garbato, dolce, discreto, rispettoso e persuasivo, sapendo chiaramente per quanto possibile spiegarla. San Pietro a sua volta scrive: siate sempre pronti a rendere ragione a chiunque della speranza che è in voi. Ecco,
Quindi che noi coltiviamo la nostra fede, approfondiamo la nostra fede e siamo in grado un minimo di spiegare a chi è ignorante, proprio in senso etimologico, la nostra fede è grandissima. Cosa da farsi, molto gradita al Signore e molto utile al bene del prossimo. Ecco, questo è quello che Gesù, quindi Gesù non farà mai nessun male a noi, quindi non ci prenderà sganassoni, non si renderà mai antipatico, ecco, quindi non rifiuterà mai di soffrire con noi e per noi, e non ci imporrà mai assolutamente niente, ecco, perché è proprio della dignità dei figli di Dio, ma anche dell'essere umano in quanto tale, creato a immagine e somiglianza di Dio come creatura libera, di cercare la verità, conoscere la verità e una volta conosciuta aderirvi liberamente e gioiosamente, come atto veramente pienamente umano, no? Io sto imparando da sacerdote più che questo aspetto è assolutamente fondamentale. Le anime vanno responsabilizzate a fare le proprie scelte davanti a Gesù, non davanti agli uomini. E se non le fanno davanti a Gesù, non c'è che da pregare, e lungi da noi andare a fare, ecco, battaglie, imposizioni e cose di questo genere, che non solo non servono a niente, ma non sono stili benedetti dal cielo. Poi abbiamo la manifestazione, quindi Gesù anzitutto attira, è molto importante per noi che sappiamo essere santamente attraenti. Su questo molte volte purtroppo i figli della Chiesa hanno qualcosa da rimproverarsi. Ed è molto importante attirare con uno stile che assomiglia a quello di Gesù di Maria le persone, non allontanarle, d'accordo? O distoglierle. Poi mi manifesta l'anima in tre modi, con la potenza, con la notizia e con l'amore. Ecco, allora, Dio anzitutto ci sorprende e, come dire, ci incute un certo santo timore riverenziale e, come dire, sottoponendoci la grandezza e l'immensità delle sue opere, che soltanto chi rifiuta, ecco, di avere un minimo di buon senso può misconoscere. Nella Sacra Scrittura c'è scritto nei Salmi che lo stupido dice che Dio non esiste, non l'ateo. Perché se uno guarda in giro, la cosa che dice Luisa è verissima, che tuttora oggi i super scienziati non sono in grado di creare un moscerino, non sono in grado di farlo. E anche se vaneggiano attraverso i loro miti prometeici delle varie clonazioni o robe del genere o macchine bioniche, sono sempre goffe operazioni che presuppongono sempre una materia organica o non creata. Questo. Quindi sono sempre rielaborazioni di qualcosa che c'è, non creazione ex nihilo di qualcosa. Chiunque guardi lo spettacolo del creato, la vita nella divina volontà, su questo è molto istruttiva. Chiunque guardi la bellezza del corpo umano, cioè, la quantità, insomma, enorme dello scibile umano, non può, ecco, non rimanere sbigottito dinanzi a tanta roba e dire c'è qualcuno che è veramente grande dietro tutto questo. E questa è la manifestazione secondo la potenza, questo anche i filosofi nel corso della storia della filosofia, quando ancora l'uomo, ecco, io insomma ho studiato un po' di filosofia, cioè, filosofia ordinariamente dovrebbe essere il retto funzionamento del cervello, insomma, non il vaneggiamento del cervello. E i filosofi classici, insomma, questo dono che Dio gli ha dato cercavano di farlo funzionare, insomma, quindi arrivavano anche a delle cose molto profonde, pur senza avere nessuna rivelazione, come nessun magistero della Chiesa, nessun esempio dei santi, eccetera. E ci fanno vergognare perché la scuola che ci fanno loro di come funziona il cervello è notevole, insomma, rispetto allo sbandamento a cui stiamo assistendo, insomma.
La seconda cosa, ecco, che è in parte simile a quanto abbiamo già visto, è la notizia, il verbo, quindi la notizia vuol dire il comunicarti qualcosa, queste sono manifestazioni dell'anima, no? Quindi alla potenza segue la notizia è un apprendimento intellettuale, no? Come dice San Paolo, la fede viene dalla predicazione, tu ascoltando, avendo il cuore aperto, vieni a conoscenza di alcune cose che prima ignoravi, che evidentemente ti provocano e ti chiedono di prendere una posizione, vero o falso. E da qui nasce la fede, no? Interessante che Luisa Lascia dice: ognuno da sé comprende tutto il resto, perciò non mi dilungo a dire, ha lasciato da parte l'amore, che si appropria, secondo questa immagine, la potenza del Padre, la notizia del Verbo, l'amore allo Spirito Santo, si appropria e si attribuisce allo Spirito Santo, che nella vita intratrinitaria, come dire, rappresenta proprio, ecco, l'amore essenziale di Dio. Ecco, il modo migliore, ecco, che Dio ha per manifestarsi alle anime è fargli in qualche modo percepire il suo amore. Per questo che è importantissimo chiedere al Signore che se ancora non ci sentiamo un pochino non messi bene sotto questo punto di vista, che ci conceda la grazia di poter conoscere almeno un barlume del suo amore. Ecco, è molto importante proprio chiederglielo a Gesù, perché tutta la vita di Dio, e lo sappiamo anche la vita nella Divina Volontà, è essenzialmente amore, però non il solito amore con cui ci sciacquiamo la bocca, quindi è qualche cosa di grande, qualche cosa di profondo, è qualche cosa di immenso, di travolgente, insomma, di stupendo, ecco. E se conosciamo o non conosciamo l'amore di Dio, se va subito, dico, io mi sento amato da Dio, sì o no? E sono certissimo del suo amore, ma lo vivo l'amore di Dio, ricambio l'amore di Dio, oppure l'amore di Dio è una parola, è una cosa che ho imparato, dice sì. Dio ci ama, sì, Dio ci ha amato, quindi è morto in croce per noi, tutto bello, tutto vero, ma qualche cosa che rimane comunque distante da me, che non è parte della mia vita, che non è patrimonio della mia vita, che non è percezione della mia vita, no? Diciamo che la manifestazione di Dio come notizia e come amore, ecco, ha nella Santa Messa, come dire, il top. Perché la Santa Messa con le sue due parti, che sono la liturgia della parola, con l'omelia e la liturgia eucaristica, con la rinnovazione del sacrificio della croce e l'unione con Gesù nella Santa Comunione, sono, ecco, come dire, i luoghi della rivelazione dell'amore per antonomasia sacramentale, no? Ecco perché è così importante vivere bene la Santa Messa, conoscerne la grandezza e accogliere, ecco, la portata massima di santificazione che Gesù ha lasciato in questo dono inestimabile. La Divina Volontà ci aiuta, ecco, attraverso il giro nel Fiat Creante, a contemplare, rimanendo affascinati costantemente, questa immensa potenza e anche sapienza di Dio operante, ecco, nel creato, che ci dà quella sicurezza interiore di essere nelle mani di qualcuno di veramente grande, ecco. E quindi se questo qualcuno è veramente grande, siamo tranquilli che non c'è mai nulla, ecco, di serio di cui doverci preoccupare, perché colui che è veramente grande sa occuparsi e preoccuparsi di ogni cosa, ecco, e a lui dobbiamo dare credito e fiducia, non preoccupandoci invano di tante cose di cui non serve preoccuparsi, perché ci pensa lui.
Divina Maria, tu sei la Vergine delle Vergini, la purezza assoluta e cristallina, assolutamente insondabile a mente umana, e Madre Regina dei Vergini e verginizzante oltre che Vergine, quindi capace di ottenere anche istantaneamente a chiunque ricorra a te il dono della purezza perduta. Aiuta tutti noi a comprendere il valore inestimabile di questa gemma, di questa virtù, a custodirla in maniera cristallina, ad avere non soltanto la forza e il coraggio, ma la fierezza, ecco, di manifestarla senza nessuna vergogna, che deve vergognarsi chi non la vive questa virtù, non certamente chi la vive, e di insegnarla, ecco, nello stile che abbiamo visto, quindi stile attraente. Stile simpatico, stile beneficante e stile persuasivo, ma senza nessun timore, senza nessuna vergogna, senza nessun rispetto umano. E aiutaci ad imitare lo stile di Gesù, che era il tuo stile, ecco. A chiederci sempre se quello che facciamo non soltanto tu lo faresti, ma se lo facciamo come tu lo faresti, ricalcando il tuo stile divino, che era lo stile di Gesù, che è il modo con cui Dio tratta, no? Questi modi, ecco, soprannaturali che dobbiamo tutti imparare. E insegnaci a riconoscere, a conoscere tutte le manifestazioni di Dio, perché la sua presenza si radichi profondamente nel nostro essere, l'amore, ecco, abiti la nostra anima e lui possa essere l'unica ragione, l'origine, la causa, il motivo, la sostanza e il fine della nostra vita e di ogni nostra azione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, ti benedico da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.